Non solo Zannabianca si adattava facilmente per natura alle nuove situazioni, ma aveva anche viaggiato molto e conosceva quindi il valore e la necessità dell'adattamento. Anche a Sierra Vista, dunque, nella proprietà del giudice Scott, non tardò a sentirsi a casa. Con i cani non ebbe più fastidi seri. Essi la sapevano più lunga di lui sui modi e le abitudini degli dei del sud, e ai loro occhi la posizione del lupo era apparsa chiara fin dal momento in cui aveva varcato la soglia della villa. Benché fosse una creatura selvatica e per quanto la cosa non avesse precedenti, gli dei avevano approvato la sua presenza ed essi, i cani degli dei, non potevano far nient'altro se non prendere atto di tale approvazione. All'inizio Dick dovette inevitabilmente sottostare ad alcune rigide formalità, dopodiché si decise ad accettare Zannabianca come parte integrante del paesaggio. Se le cose fossero dipese soltanto dal levriero, sarebbero diventati buoni amici, ma Zannabianca non era abituato a coltivare amicizie e tutto quel che chiedeva agli altri cani era di essere lasciato in pace. Aveva sempre vissuto isolato dai membri della sua stessa razza e continuava perciò a nutrire il desiderio di restarsene in disparte. Le manovre di avvicinamento di Dick lo infastidivano e così lo scacciava regolarmente a suon di ringhi. Certo, al nord aveva imparato a lasciar perdere gli altri cani del padrone e la lezione era ancora ben viva nella sua memoria, ma più di tutto desiderava conservare la propria solitudine e nel vedersi così ostinatamente ignorato dal lupo, persino quel buon tempone di Dick finì col perdere a propria volta ogni interesse e a considerare il nuovo ospite con la stessa indifferenza che provava nei riguardi del palo per legare i cavalli. Le cose andarono diversamente per Colly. Se da un lato si era vista costretta ad accettare il lupo, la cagna non vedeva però alcun motivo per cui dovesse anche lasciarlo vivere in pace. La sua natura era impregnata dei ricordi degli innumerevoli crimini e delle atrocità commesse dai lupi contro i propri antenati. Gli scempi negli ovili non si potevano dimenticare né in un giorno né in una generazione, e tutto questo costituiva uno stimolo per lei, un invito alla vendetta. Non potendo avventarsi apertamente contro la creatura voluta dagli dèi, si ingegnò a trovare altri modi più sottili per rendergli la vita difficile. Li divideva una faida secolare e Colly avrebbe fatto del suo meglio per ricordargliela. Approfittò innanzitutto della differenza di sesso per stuzzicarlo e maltrattarlo in tutti i modi. Gli istinti di Zannabianca gli impedivano di contrattaccare, ma l'insistenza di Colly non gli permetteva d'altro canto di ignorarla del tutto. Ogni volta che partiva all'attacco, le voltava le spalle ben imbottite di pelliccia e si allontanava con fare sostenuto e a passo rigido. Quando non ne poteva più, si metteva a correre in tondo e le offriva la spalla voltando la testa dall'altra parte, un'espressione paziente e annoiata dipinta negli occhi. A volte, un morso ben assestato in una coscia serviva ad affrettare la ritirata del lupo, rendendola tutto men che dignitosa e sostenuta, ma di regola Zannabianca riusciva a mantenere un contegno al limite della solennità. Ignorava il più possibile la presenza di Colly e cercava in tutti i modi di non capitare sulla sua strada, e quando la vedeva o la sentiva arrivare, si affrettava a cambiare aria. Ma Zannabianca doveva imparare molte altre cose. La vita nel selvaggio nord era quanto mai semplice in confronto a tutte le complicazioni di Sierra Vista. Innanzitutto, dovette fare la conoscenza con la famiglia del padrone e in un certo senso a questo era già preparato. Così come Mitza e Clo Cook erano appartenuti a Castoro Grigio e con lui avevano condiviso il cibo, il fuoco e le coperte, così tutti gli inquilini della casa di Sierra Vista appartenevano ora al suo padrone. Ma in questo campo vi era tuttavia una differenza, o meglio, vi erano molte differenze. Innanzitutto, Sierra Vista era qualcosa di molto più grande del tipi di Castoro Grigio e i familiari erano più numerosi. C'era il giudice Scott con la moglie, le due sorelle del padrone, Beth e Mary, sua moglie Alice e quindi i figli, Widon e Maud, di 4 e 6 anni. Naturalmente, nessuno gli avrebbe mai potuto spiegare bene chi fossero tutte quelle persone e poi le parentele e le relazioni di sangue erano cosa del tutto incomprensibile per Zannabianca. Eppure, in brevissimo tempo comprese che tutti appartenevano al padrone. Poi, grazie a un'attenta osservazione, ogni qualvolta si presentava l'opportunità, studiando i gesti, il modo di parlare e la stessa intonazione delle voci delle persone, comprese anche il grado di intimità e affetto che essi condividevano con Widon Scott. E proprio in base a tale discernimento, Zannabianca trattava ognuno di loro con altrettanto riguardo. Coloro a cui il padrone mostrava di tenere di più, valevano di più anche per lui,
le cose a cui il padrone teneva maggiormente erano quelle a cui Zanna Bianca faceva miglior guardia. Così accadde con i due figlioletti. I bambini non gli erano mai piaciuti. Odiava e temeva le loro mani e le lezioni apprese nei villaggi indiani sulla loro tirannia e crudeltà non erano state affatto tenere. La prima volta che Guidon e Maud gli si erano avvicinati, Zanna Bianca aveva ringhiato in segno di ostilità e minaccia. Un piccolo scappellotto e una parola severa da parte del padrone erano però bastati a fargli tollerare di essere accarezzato, sebbene non fosse proprio riuscito a trattenersi dal brontolare e in quel brontolio non vi fosse alcuna nota d'affetto. In seguito si accorse che i due bimbi dovevano essere molto preziosi per il padrone e a quel punto non furono più necessari né scappellotti né parole severe perché essi poterono toccare liberamente il lupo. Ma Zanna Bianca continuava a non mostrarsi affettuoso né espansivo. Si concesse ai figli del padrone senza eccessivo entusiasmo, sopportando i loro giochi con la stessa disposizione d'animo con cui si sopporta un dolore inevitabile. Quando proprio non ne poteva più, si alzava e si allontanava a passo deciso. Dopo un po', tuttavia, cominciò ad amare anche i bambini. Non che li accogliesse andando loro incontro, anzi, come sua buona abitudine aspettava che fossero loro ad avvicinarsi, ma trascorso ancora qualche tempo, un'espressione di piacere prese a luccicargli negli occhi ogni volta che li vedeva arrivare. Così lo sguardo appariva quasi risentito quando i due bimbi lo abbandonavano per altri divertimenti. Era solo un problema di evoluzione e pertanto richiedeva tempo. Al secondo posto dopo i bambini veniva il giudice Scott. Le ragioni di tale predilezione erano forse due. Innanzitutto, era chiaro che anche egli rappresentava una proprietà di grande valore per il padrone e secondariamente non era un tipo troppo espansivo. A Zanna Bianca piaceva starsene sdraiato ai suoi piedi sulla veranda mentre lui leggeva il giornale rivolgendogli di tanto in tanto uno sguardo o una parola. Il giudice aveva insomma un modo innocuo e inequivocabile di dimostrargli di aver notato la sua presenza. Ma ciò accadeva solo quando il padrone non era nei dintorni, poiché non appena egli appariva, per Zanna Bianca tutto il resto smetteva di colpo di esistere. Dopo qualche tempo, prese ad accettare le carezze di tutta la famiglia, ma agli altri non dava mai dimostrazioni di affetto come invece faceva con il suo affezionato padrone. Nessuna delle loro carezze riusciva a fargli nascere in gola la sfumatura di amore, e nessuno tenne mai una delle sue strusciatine di muso. Simili espressioni di abbandono, di fiducia senza riserve, erano appannaggio esclusivo di Guidon Scott e di fatto Zanna Bianca considerò i membri della famiglia sempre solo in termini di proprietà del suo padrone. Inoltre, Zanna Bianca aveva imparato presto a distinguere i comportamenti della famiglia da quelli della servitù. Questi ultimi avevano paura di lui, mentre Zanna Bianca si asteneva semplicemente dall'assalirli, in quanto si trattava comunque di proprietà del suo dio. Fra loro esisteva una sorta di neutralità, nulla di più. Essi cucinavano per il padrone, lavavano i piatti e facevano in pratica le stesse cose che faceva Matt nel Klondike. Erano insomma accessori della casa. Ma anche al di fuori della villa c'erano molte cose da imparare. Il dominio di Guidon Scott era vasto e complesso, eppure aveva limiti e confini. Cessava sulla strada di Contea, dove cominciava quello comune di tutti gli altri dei, e all'interno di alcuni recinti si trovavano invece i domini privati di altri dei. Una quantità di leggi governava questi territori e stabiliva la condotta da seguire, ma Zanna Bianca non poteva apprendere tali concetti dalla bocca dell'uomo né impararli se non per esperienza diretta. Semplicemente obbediva ai propri impulsi finché questi non si scontravano con qualche legge che dopo un certo numero di volte finiva inevitabilmente per imparare e rispettare. Ma il fattore di apprendimento più potente restava lo scappellotto del padrone e il divieto imposto dalla sua voce. Dato l'amore che Zanna Bianca nutriva nei suoi confronti, il più leggero dei suoi scappaccioni risultava molto più doloroso di qualunque punizione ricevuta da Castoro Grigio o persino da Smitty il Bello. Essi gli avevano infatti ferito soltanto la carne, mentre sotto di essa lo spirito continuava a infuriare, magnifico e invincibile. Gli scappellotti del padrone erano invece troppo leggeri per ferire la carne. In compenso, gli penetravano nel profondo e, in quanto segnali della disperazione del dio, il suo spirito ne usciva quanto mai avvilito. In realtà gli scappellotti erano cosa rara e a Zanna Bianca bastava udire la voce del padrone per sapere se ciò che stava facendo era giusto o sbagliato. In tal modo riusciva a correggersi nella condotta e nelle azioni
e la voce funzionava da bussola per tenere la rotta e imparare a comportarsi fra gli usi e i costumi della nuova vita in quella terra straniera. Nel selvaggio nord, l'unico animale addomesticato era il cane. Tutti gli altri vivevano liberi e selvatici nella foresta e costituivano, tranne in casi eccezionali, la legittima preda di qualsiasi cane. Così era stato per Zanna Bianca, che per tutta la vita aveva cacciato cose vive. E dunque non riusciva proprio a capacitarsi del fatto che nel sud le cose fossero diverse. Ma fu una lezione che apprese in fretta giù nella residenza della valle di Santa Clara. Un mattino, gironzolando di buon'ora intorno alla casa, si imbatté in una gallina fuggita dal pollaio. L'impulso di Zanna Bianca fu naturalmente di mangiarsela. Un paio di balzi, un balenare di denti, ed ecco che si era già sbranato la gallina incauta e terrorizzata. Allevata nella fattoria, era bella, grassa e tenera, e Zanna Bianca si leccò i baffi soddisfatto di quello spuntino tanto gustoso. Più tardi, quello stesso giorno, si imbatté in un'altra gallina che razzolava libera nei pressi delle stalle. Uno dei fattori accorse per salvare la malcapitata, ma il ragazzo purtroppo non sapeva di che razza fosse il cane e si armò quindi di una leggera frusta da carrozzino. Alla prima scudisciata, Zanna Bianca abbandonò la gallina per concentrarsi sull'aggressore. Forse un bastone sarebbe riuscito a fermarlo, ma un semplice frustino certamente no. Senza uggiolare né trasalire, sopportò una seconda scudisciata e balzò alla gola del ragazzo, che ebbe appena il tempo di esclamare «Signore, ti prego!» e di coprirsi la gola con le mani indietreggiando di qualche passo. La frusta gli cadde per terra e in quel mentre si ritrovò con l'avambraccio squarciato fino all'osso. Il giovane rimase terrorizzato non tanto dalla ferocia di Zanna Bianca quanto dalla silenziosità del suo attacco. Continuando a proteggersi il viso e la gola con il braccio sanguinante, cercò di battere in ritirata verso il fienile e certo gli sarebbe andata molto peggio se in quel momento non fosse intervenuta Collie. Così come già aveva salvato la vita a Dick, si accingeva adesso a salvare quella del fattore. Si scagliò su Zanna Bianca in un impeto d'ira incontenibile. Aveva avuto ragione. L'aveva capito prima ancora degli dèi e ora tutti i suoi sospetti avevano trovato conferma. Quello era l'antico e temuto razziatore che si rimetteva all'opera. Il ragazzo si barricò nel fienile e Zanna Bianca prese a indietreggiare davanti ai denti malvagi di Collie, offrendole di tanto in tanto la spalla e girando in tondo. Ma questa volta Collie non aveva intenzione di cedere, come di solito accadeva dopo aver inflitto un meritato castigo. Al contrario, la sua ira crebbe sempre di più, fino a che il lupo decise di accantonare l'orgoglio e di darsi alla fuga attraverso i campi. «Così imparerà a lasciare in pace le galline», commentò più tardi il padrone. «Ma non ha senso che io gli dia una lezione se non lo pesco sul fatto». L'occasione si presentò un paio di notti dopo e le proporzioni dell'avvenimento superarono le previsioni di Whedon Scott. Zanna Bianca aveva studiato da vicino le aie e le abitudini dei polli. A notte inoltrata, quando ormai i volatili dormivano appollaiati sui loro trespoli, si arrampicò in cima a una catasta di legna appena tagliata. Da lì raggiunse il tetto di uno dei pollai, saltò giù dalla grondaia e piombò nel cortile interno. Un attimo dopo varcava la soglia e dava inizio alla strage. Il mattino seguente, quando uscì sulla veranda, il padrone trovò ad accoglierlo 50 galletti del Leghorn disposti uno accanto all'altro dal fattore. Whedon Scott emise un leggero fischio di sorpresa che lentamente si trasformò in ammirazione. Provò a salutarlo anche Zanna Bianca, il quale, peraltro, non tradiva alcun senso di colpa o di vergogna. Al contrario, totalmente ignaro del peccato commesso, se ne andava in giro tutto impettito, quasi sentisse di aver compiuto un'impresa degna di lode. Il padrone serrò le labbra e si accinse ad affrontare l'ingrato compito. Dapprima parlò con voce secca e dura all'involontario colpevole, badando a non lasciar trapelare alcuna sfumatura tranne l'ira. Quindi premette il naso di Zanna Bianca sui polli e contemporaneamente gli rifilò alcuni sonori scappaccioni. Da allora Zanna Bianca smise di razziare i pollai. Era contro la legge e l'aveva imparato a proprie spese. Il padrone arrivò persino a portarlo con sé nei cortili, dove alla vista di tutti quei ruspanti che gli razzolavano sotto il naso, Zanna Bianca provò immediatamente l'impulso di saltar loro addosso. E stava in effetti per farlo, quando un rimprovero del padrone giunse a trattenerlo. E così continuarono a passeggiare tra i polli per un'altra mezz'ora. Di quando in quando, Zanna Bianca sentiva rinascere in lui l'istinto, ma ogni volta che stava per cedere,
veniva ripreso dalla voce del padrone. Fu così che apprese definitivamente la legge e al termine di quella escursione aveva già imparato che doveva ignorare l'esistenza delle galline. «È impossibile redimere un assassino di galline!» Il giudice Scott scosse tristemente la testa quando, durante il pranzo, il figlio raccontò la lezione impartita a Zanna Bianca. «Una volta presa l'abitudine e assaggiato il sapore del sangue...» Scosse tristemente la testa per la seconda volta. Ma Whedon Scott non era d'accordo. «Ora ti dico cosa ho in mente di fare», disse in tono di sfida. «Lascerò Zanna Bianca chiuso nel pollaio insieme alle galline per un intero pomeriggio». «Pensa alla fine che faranno le galline», obiettò il giudice. «Non solo. Per ogni gallina ammazzata ti pagherò $1, concluse il figlio. «In questo caso dovresti stabilire una sanzione anche per il babbo», intervenne Beth, subito assecondata dalla sorella e da un coro di approvazione generale. Il giudice Scott annuì. «E va bene», accettò Whedon Scott con aria pensierosa. «Se al termine del pomeriggio Zanna Bianca non avrà fatto male a nessuna gallina, per ogni 10 minuti trascorsi nel pollaio dovrai ripetergli in tono serio e compreso, proprio come se sedessi nel tuo scranno emettendo un giudizio: Zanna Bianca, sei molto più intelligente di quanto credessi». Quel giorno l'intera famiglia si appostò per godersi lo spettacolo, ma fu una vera delusione. Chiuso nel pollaio e abbandonato dal padrone, Zanna Bianca si sdraiò e si mise a dormire. A un certo punto si alzò per andare a bere al trugolo, senza però degnare le galline della minima attenzione. Per quanto lo riguardava, quegli animali non esistevano neanche. Alle 4 si concesse una corsetta e saltò sul tetto del pollaio, poi giù dall'altra parte, e si avviò solennemente verso casa. Aveva imparato la legge. Sulla veranda, al cospetto della famiglia, al completo, il giudice Scott ripeté a Zanna Bianca per ben 16 volte, guardandolo diritto negli occhi: «Zanna Bianca, sei più intelligente di quanto credessi». Ma ciò che mandava in confusione il lupo, cacciandolo spesso nei guai, era il gran numero di leggi che vigevano in quel luogo. Dopo aver imparato che non doveva nemmeno toccare le galline appartenenti ad altri dei, dovette imparare a lasciar stare i gatti, i conigli e i tacchini. A dire il vero, cominciava a nutrire la sensazione di dover lasciare in pace tutte le cose vive. Nel pascolo in fondo alla proprietà, le quaglie potevano svolazzargli impunemente sotto il naso e lui, per quanto teso e tremante per il desiderio di rincorrerle, dominava il proprio istinto e se ne stava immobile, obbedendo alla volontà degli dei. Ma venne il giorno in cui, proprio nel pascolo delle quaglie, vide Dick stanare un leprotto e dargli la caccia. Il padrone se ne stava a guardare senza interferire minimamente e addirittura incoraggiò Zanna Bianca a unirsi alla caccia. Imparò così che non vi erano divieti nei riguardi dei leprotti e alla fine ebbe un quadro più completo della legge nel suo complesso. Tra lui e qualunque animale domestico non dovevano esserci ostilità e se proprio non era possibile diventare amici, doveva almeno instaurarsi una forma di neutralità. Ma tutti gli altri animali, scoiattoli, quaglie o conigli selvatici, erano creature del selvaggio nord e non avevano mai stretto alcun patto con l'uomo e costituivano dunque legittima preda per qualsiasi cane. Gli dei proteggevano solo gli animali domestici e fra loro non tolleravano conflitti mortali. Gli dei detenevano potere di vita e di morte sui loro sottomessi e di tale potere erano alquanto gelosi. Dopo la semplicità conosciuta nelle terre del nord, nella valle di Santa Clara la vita appariva assai complessa e la cosa più importante e necessaria per barcamenarsi fra le complicazioni della civiltà era il controllo e la rinuncia. Un dominio di sé delicato quanto il fluttuare delle ragnatele al vento e insieme forte e rigido come l'acciaio. La vita aveva 1000 aspetti diversi e Zanna Bianca scoprì che doveva affrontarli tutti. In particolare quando si recava in città a San José, correndo dietro alla carrozza, o quando, una volta arrivato, si metteva a gironzolare per le strade e le viuzze. Allora la vita gli fluiva accanto, intensa, multiforme e variegata, solleticandogli senza posa i sensi, imponendogli repentini e continui adattamenti e obbligandolo quasi sempre a soffocare i propri istinti naturali. Vi erano in città negozi dove i pezzi di carne stavano appesi in abbondanza, ma era carne che non si poteva toccare. E nelle case dove il padrone si recava in visita abitavano gatti che bisognava lasciar stare in pace, senza contare i cani che gli ringhiavano e a cui non doveva per nessuna ragione rispondere con un attacco.
Lungo i marciapiedi affollati, capitava poi che attirasse l'attenzione della gente. I passanti si fermavano a guardarlo, si indicavano il lupo a vicenda, lo studiavano, gli rivolgevano la parola e, peggio di tutto il resto, lo accarezzavano. Sanna Bianca doveva adattarsi a quei pericolosi contatti con la mano di sconosciuti, eppure riusciva a tollerare anche quello. Inoltre, imparò a superare la propria goffaggine e ritrosia, accettando le attenzioni di quella moltitudine di dei estranei con una certa condiscendenza. D'altro canto, qualcosa in lui impediva la nascita di una vera confidenza. La gente si accontentava di allungargli una carezza e poi se ne andava, felice di aver così appagato la propria audacia. Ma non era tutto così facile per Sanna Bianca. Correndo dietro alla carrozza nella periferia di San José, gli capitava di incontrare alcuni ragazzetti che avevano l'abitudine di prenderlo a sassate. Sapeva che non gli era permesso di inseguirli e balzar loro addosso e così si vedeva obbligato a violare il proprio istinto di autoconservazione, dimostrandosi ancora una volta domestico e capace di adattarsi alle regole della civiltà. Ciò nonostante, Sanna Bianca non era del tutto soddisfatto di quello stato di cose. Non possedeva alcuna visione astratta di giustizia e onestà, ma esiste un certo senso di equità insito nella vita stessa, ed era questo senso a risentirsi in lui per il divieto di difendersi da quei lanciatori di sassi. Ma si era dimenticato che, nel patto stretto con gli dèi, essi si erano impegnati a prendersi cura di lui e a difenderlo. E fu così che un giorno il padrone saltò giù dalla carrozza, frusta in mano, e diede una bella lezione agli aggressori. Dopo quella volta, nessuno di loro osò più tirargli un sasso. E Sanna Bianca comprese cos'era accaduto e si sentì pienamente soddisfatto e felice. Un'altra esperienza di natura analoga fu questa. Sulla strada diretta in città, nei pressi di un saloon situato a un crocevia, sostavano in genere tre cani che si dilettavano ad aspettarlo per saltargli addosso quando passava. Conoscendo le sue strategie mortali, il padrone non la smetteva mai di ribadirgli la legge secondo cui non doveva lottare con i propri simili. L'unico risultato era che passando davanti al saloon, Sanna Bianca se le vedeva brutta ogni volta. In genere, dopo il primo attacco, i ringhi del lupo tenevano i cani a distanza di sicurezza, senza tuttavia impedire loro di rincorrerlo abbaiando e provocandolo. La cosa durò per qualche tempo e gli avventori del saloon finirono addirittura per spronare i tre cani a dar battaglia al lupo. Un giorno li aizzarono molto apertamente e il padrone fermò allora la carrozza. «Su, prendili», disse a Sanna Bianca. Ma Sanna Bianca non credeva alle proprie orecchie. Guardò prima il padrone, poi i cani e quindi di nuovo il padrone, un'espressione interrogativa dipinta negli occhi. Il padrone annuì. «Acciuffali, vecchio mio, e falli pure a pezzettini». Svanita di colpo ogni esitazione, Sanna Bianca si girò e sferrò uno dei suoi silenziosi attacchi al nemico. Un combattimento a quattro pieno di ringhi e brontoli, di scattar di denti e grovigli di corpi. La polvere della strada si sollevò in nuvole che avvilupparono la scena della battaglia, ma in capo a qualche minuto due dei cani erano a terra agonizzanti, mentre il terzo si dava una fuga disperata oltre un fossato, una staccionata e poi giù attraverso i campi. Sanna Bianca si lanciò all'inseguimento, scivolando sul terreno alla maniera dei lupi e con la stessa velocità, leggero e silenzioso, raggiunse il fuggitivo e lo abbatté in mezzo a un campo. Dopo questa triplice vittoria, smise quasi del tutto di avere noie con i cani della zona. La sua fama corse per tutta la valle e i padroni degli altri cani fecero in modo che i loro animali non molestassero più il lupo lottatore.